Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi vi presenterò in anteprima assoluta il test e la recensione dell'ultimissimo mini computer uscito in casa Blackview. Ma di chi stiamo parlando? Del nuovissimo MP200 2023. Le sue dimensioni sono veramente contenute e grande come un palmo di una mano. Per quanto riguarda il processore, è dotato dell'Intel Core i5 di undicesima generazione, 16 GB di RAM e 512 GB di archiviazione. Prima di partire con la recensione, vi ricordo che nella descrizione di questo video vi ho lasciato il link diretto di questo bellissimo MP200. E mi raccomando, se volete essere sempre aggiornati a tutte le novità del mondo tech, di lasciare un like e di iscrivervi al canale, è gratuito, a voi non costa niente e così rimarrete sempre aggiornati su tutte le mie nuove pubblicazioni. Sigla e partiamo con l'unboxing. Il video di oggi l'ho diviso in due parti. Nella prima parte andremo a fare l'unboxing e andremo anche a vedere l'interno del case, lo aprirò così vedrete com'è strutturato, e nella seconda parte farò elaborare lo stesso file a entrambi i computer e a fine di questo video scoprirete quanto tempo ha impiegato in meno il nuovo modello a editare lo stesso video. Apriamo la scatola, andiamo a estrarre il nostro fantastico MP200 con delicatezza, via anche il sigillo ed eccolo qua. Guardate che spettacolo, mi piace da matti questo Total Black in stile molto minimalista. Qua troviamo il logo della Blackview e vi aggiungo anche che queste righe che troverete nel case, spero che si veda bene dalla telecamera, oltre a essere stilose sono anche un ottimo aumento del grip, sentite? Così sarà molto più difficile incappare in scivolamenti accidentali. Comunque dopo lo andremo a analizzare nel dettaglio. Adesso finiamo l'unboxing, troviamo ovviamente il cavo di alimentazione, il manuale di installazione, le due staffettine con le relativi viti e il cavo HDMI. Procediamo anche con l'apertura del vano esterno. Sulla destra troviamo la base d'appoggio. Sentite, è molto resistente perché è in alluminio, colorazione dark grey. Ho apprezzato che hanno inserito del gommino protettivo sia nella parte interna sia nella parte inferiore per aumentare ulteriormente la stabilità del PC. Estraiamo anche l'ultima scatola. Qua dal peso mi sa che c'è l'alimentatore. Vediamo se mi sbaglio. E infatti... eccolo qua. Per quanto riguarda le specifiche, le leggete qua direttamente. Come input 100 240 V, 50-60 Hz, 2,5 A, e come output 19 V, 6,3 A, 119,7 W. Ricapitolando, questo è tutto quello che troverete all'interno della confezione. Proviamo subito il supporto. Il lato corretto da inserire è quello stretto e inferiore. Spingiamo delicatamente ed ecco fatto. E come vi dicevo prima, grazie al gommino molto aderente tenderà a rimanere attaccato anche se lo alzerete. Per quanto riguarda le dimensioni, ha un'altezza di 183 mm, una larghezza di 150, uno spessore di 75 per un peso totale di 678 grammi. E ora andiamo a analizzare il case. Nella parte destra troviamo il tasto d'accensione, il jack 3.5 per le cuffie, due porte USB 3.0 e la porta di tipo C. Nella parte inferiore troviamo una bellissima griglia dissipatrice e le due viti per aprire il case. E infine nella parte destra troviamo un'altra griglia di dissipazione, lo slot per l'alimentatore, la LAN se lo vogliamo cablare, lo slot HDMI con una risoluzione massima fino a 4K e vi svelo anche che questo Blackview MP200 può essere collegato fino a 3 monitor in contemporanea. Continuando troviamo anche il DisplayPort con una risoluzione massima fino a 8K e le altre due porte USB 3.0. E ora, visto che voi siete un pubblico molto esigente, vi mostro anche un mini tutorial su come fare per espandere la memoria. Per prima cosa bisogna svitare queste due viti laterali. Finito di svitare le due viti, basterà spingere in orizzontale dalla parte opposta del logo Blackview e appena si sarà aperto il buco, tirare verso l'alto. Qui troviamo la RAM 16 GB DDR4 che funziona a una frequenza di 3200 MHz. Questa invece è l'SSD da 512 GB e questi sono i connettori dove possiamo andare a espandere la memoria con hard disk di tipo SATA fino a 2 TB per chi necessita di grandi spazi di archiviazione. E ora che ho ultimato il mini tutorial sull'espansione della memoria, lo torniamo a richiudere e la procedura è esattamente l'inversa di quella precedente. Andiamo anche a riavvitare le due viti, mi raccomando stringetele bene. Una e due. E ora non mi rimane che preparare la super postazione per la sfida di video editing. 3, 2, 1, via!
Ed eccoci qua nell'home page. Prima di partire con la sfida di video editing, andiamo a dare un'occhiata al sistema. Guardate come sistema operativo monta il bellissimo Windows 11 Pro, l'ultimo uscito in casa Windows. Altri due punti di forza di questo computer sono il Wi-Fi, che è di sesta generazione, l'ultima uscita sul mercato, e il Bluetooth 5.2, con cui potete collegare con tantissimi dispositivi come stampanti, videocamere, il mouse e tutti quei device che hanno il Bluetooth integrato. E ora siamo pronti alla sfida di video editing. Vado ad aprire Filmora, inseriamo i file nel lavorato. Ho selezionato queste 6 foto, un video e una canzone. Facciamo invio, inseriamo tutti i file nelle linee di editing e andiamo a replicare la stessa cosa nell'MP60. Apriamo la cartella, come vedete sono le stesse foto, stesso video e stessa canzone. Facciamo clic su invio, li prendiamo tutti anche qua e li andiamo a inserire nel lavorato. E ora siamo pronti per la sfida. 3, 2, 1, via! I due computer hanno già iniziato a lavorare, alla destra l'MP60 e alla sinistra il nuovissimo MP200. Guardate, l'MP60 è al 5%, mentre l'MP200 è già al 10%. Adesso aumento la velocità e ci vediamo alla fine del lavorato. Guardate, l'MP200 ha già finito l'elaborazione, mentre l'MP60 è ancora al 70%. Direi che il risultato è stato netto, l'MP200 ha impiegato il 30% in meno a elaborare lo stesso elaborato rispetto al modello precedente. E come ciliegina finale non poteva mancare il test gaming. L'ho provato a far girare su Asphalt Nitro e devo dire che sono rimasto piacevolmente stupito, non ho riscontrato né lag né rallentamenti, la giocabilità è stata molto buona, ma soprattutto ho notato che anche dopo le 2 ore di gioco questo mini computer non tende troppo a surriscaldare, dovuto al suo ottimo sistema di dissipazione basato su una ventola che funziona a un'elevata velocità di ben 4300 giri al minuto, migliorando le prestazioni di raffreddamento del 25% rispetto ai suoi competitor. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale e vi ricordo anche che in descrizione vi ho lasciato il link diretto di questo bellissimo MP200. Siamo arrivati alla fine anche oggi, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!